Vediamo chi arriva. Benvenuti a casa mia. Purtroppo, niente, non posso andare alla 01, per cui facciamo finta che la 01 sono io. Ben arrivati, Valentina, Paola, ciao. Benvenuti a casa mia. Ciao Paolina. Vediamo se mi vedete bene? Mi metto gli occhiali. Versione professoressa. Ciao Maura, ciao Loretta, Vane, ciao. Sì, cioè, dai, si dà, si dà. Buonasera a tutti, ciao Katia, come state? Spero bene. Che dire, aspettavo, mi sono vestita di rosa per addolcire questa giornata da casa 01, esatto. Sì. Non vi posso far vedere il mio gatto perché ho spostato delle cose in casa e diventavo matto, saltavo di qua e di là, l'ho chiuso fuori. Ciao Annalisa. Che bella luce. Peccato che non si nota, ma sono quelle palline con tutti i LED dentro. E quindi, ciao Stefania, Laura, ciao, ciao, bello vedervi, mi mancate tanto, mi manca tutta la palestra. Bene, spero stiate bene, aspettiamo, ho i manubri già pronti, il mio orsetto fermo a porta, il mio canino fermo a porta. Mi vedete bene? Mi fa piacere. Ciao Claudia. Spero insomma che state tutte bene e che vi stiate divertendo e allenando con le nostre bellissime lezioni. Ce n'è per, grazie Laura, ce n'è per tutti i gusti e che dire? Niente, aspettiamo un altro minutino. Ora l'orologio qua, 6:32. Bene, ho dovuto fare un po' di spazio perché la mia piscina soggiorno è abbastanza piccola, per cui si intravede il tavolo, una gamba del tavolo, e quindi ho posizionato il telefono in verticale perché non ho possibilità di farlo in orizzontale. Il giardino mio ora è buio e poi è freddo, mi dispiace non potervi accogliere nel mio giardino. Sì, c'è una canzone di introduzione. Ciao Lisa! Grazie Lisa. Allora, lezione semplicissima, per cui mi metto oggi davvero al posto vostro, perché anche i miei spazi sono ristretti, purtroppo, ahimè. Aspettando che questo periodo non felice finisca, mi levo gli occhiali, vediamo se ci vedo qualcosa. Ho tappetino, il micione è fuori perché ho spostato tutte le cose in casa, ha cominciato a saltare dal divano, qua e là sulle sedie, insomma era già impazzito, agitato, per cui l'ho chiuso fuori, perché sennò poi alla fine ho fatto spazio, sì, alla fine poi rompe qualcosa e poi mi dà noia a me, mi crea problemi. E dicevo, vi servono. Ciao Cristina! Faccio vedere lo stallone. È fuori, è fuori. Non riesce più nemmeno a salire sul tiraraffio perché lo tira giù. Ci ho dovuto mettere il kettlebell sotto, dai 6 kg, per bloccarlo. È diventato. Ciao Sabri, enorme. Ciao Stefanino. Allora, ci servono, bando alle chiacchiere. Ci servono. Ciao Cristina, ci servono i manubri, se ce li avete, Carmen, ciao. Un tappetino e basta, una bottiglietta d'acqua, se non avete i manubri prendete qualcosa al posto di. Lezione semplicissima, perché siamo a casa, perché sennò poi io mi sbaglio. Sì, da casa Lisa, perché io sono fuori comune. E meglio non rischiare andando alla 01, non si sa mai, per
per cui sì, ve la faccio da casa, vi faccio entrare nella mia casa. Se vedete laggiù sulla parete c'è l'albero della vita birmano e quindi anche un quadro di buon auspicio. Bene, metto avanti la musica perché questa non è la musica che ci servirà. Un forco gli occhiali e sono da voi. Bene, ditemi. Come sono con questo occhialino? Ciao Marzia, ciao Lucia. Ditemi se va bene la musica, se non è troppo alta, perché dallo scorso lockdown non mi ricordo a che punto mettevo la musica. Ce l'ho proprio qui. Qui c'è il termosifone, meno male non lo vedete. Bene, non vedo pollici, non vedo cuori, bene, Lisa, sto da 10, grazie. Ho preso un po' di sole domenica, ci volevo, una botta di vita. Bene, ciao Azzurra, perfetta, perfetto. Mi allontano, vi ho detto che mi ho messo il cellulare in perpendicolare perché altrimenti non mi crea lo spazio, grazie. Non vedo l'ora di rivedervi, appena ci si può abbracciare, si fa un abbraccio di gruppo collettivo super energetico. Bene. Ci siamo? Si parte? Mi vedete? Sì. Tiro sul pantalone. Si marcia a destra. Solo marcia. Tolgo le scritte altrimenti non mi vedo. Bene, poi vi saluterò dopo. Stop!
a lungo, stendi, piede soffitto con le dita e abbassa le spalle, stendi le gambe, attiva l'addome. Thank you.
Ora, 3, 2, 1, chiudi. Lascia i piedi paralleli, addome contratto, busto dritto. Sinistra. Ancora due. Occhio a me. 3, 2, 1, chiudo. 3, 2, 1, chiudo, porta il ginocchio verso la spalla. Di nuovo. La respirazione attiva, attenzione, ancora due. Si aggiunge. Tre. Rimani qua, fletti bene le ginocchia, siede invisibile. Rimani. Andiamo. Blocco. Lo sguardo scende al pavimento, giù! Lavoro isometrico, piedi in linea con le anche, andiamo! Rimango! Fuori, giù! Resta, attenzione! Andiamo! Rimani qua! Ginocchio destro, scendi, da capo, giù, rimango, sul ginocchio destro, sali con lui, giù, ancora destra, rimani qua, sedia invisibile, sali con il ginocchio, scendi. La sinistra. Resta. Porta lo sguardo a terra. Sali con la sinistra. Giù. Gli ultimi due. Rimani. Su con la gamba destra. Sali, soffia fuori. E scendi. L'ultimo. Tutto bene? Sì, era semplicissimo. Di proposito,
semplici, si allena anche con le cose semplici. Bene, manubri. Non ci sta bene il giallo con il rosa, ma non importa. Ce l'ho solo gialli. Bene, ci siete? Tutto a posto? Bene. Ciao Sandro, ciao Manu. Bene, da qua. Dorso delle mani rivolto in avanti. Piedi paralleli in linea con le anche. Scendi squat e stretti le braccia. Giù. Porta la testa e lo sguardo con te. Senti le scapole che si avvicinano. Giù. Cerca di spingere i gomiti verso l'alto. Ancora uno. Attenzione a me. Scendo. Allungo il braccio destro. Lo porto in diagonale. Giù. Sinistra. Oltre il piede opposto. E salgo. Ancora due. Addome attivo, mantieni lo zona lombare neutra. Ne facciamo ancora quattro. Giù. Spingi. Ancora tre, dai. La testa scende con noi, Claudia, guarda il pavimento. Ancora due. L'ultimo. Attenzione a me. Stop, singoli, alzate frontali, facili. Senza superare la linea delle spalle, addome attivo, ginocchia morte. Gli ultimi quattro. Quattro. Tre. Due. L'ultimo. Occhio, ruota le mani in avanti. Porta il tronco in avanti, schiena a tavolino. Le dita guardano la parete. Braccia lungo il busto. Inizia a portare i gomiti flessi ai lati del tronco. Assicurati che la zona lombare sia in posizione neutra. Come faccio? Attivo l'ombelico, attivo l'addome. Testa, collo e schiena sono in linea. Le mani guardano avanti. Ancora uno. Attenzione a me. Vai a fondo e fai la stessa cosa. Spingi le braccia avanti. Ai lati del piede sinistro. Ancora uno. E cambio. Stop. Continua a guardare davanti al tuo piede destro. Facciamo ancora un cambio. Stop. Andiamo! Ancora due! Porta le mani! Rivolte verso l'interno, lascia la schiena a tavolino, le ginocchia flesse! Sguardo a terra, su col braccio destro! Sulla sinistra! Thank you.
veloci. 1, 2, 3, blocca. E cambia. 1, 2, 3, quando incroci i manubri sono in perpendicolari. Fuori voi. E torno. 4, 3, 2, la sinistra. Molletta sulle ginocchia, andiamo! Sinistra! Ci siete? Yes! Gli ultimi 4! Blocco! Tieni, tieni sui gomiti! 3! Blocco! Spalle, l'ultimo blocco, da qua porta giù le braccia e lasciati tirare verso il basso dei manubri, rilassa le braccia, il collo, la testa, le spalle e la schiena, tieni paralleli, ginocchia morbide, da qua Smeraldo. Bene. Ce l'avete ancora i manubri? Ne basta uno. Bene. Spingo. I talloni a terra. Sollevo la punta delle dei piedi. Manubri tra le mani. Manubrio. Dita distese. Gomiti flessi. Scendi. Giù. Prendo aria e soffio fuori. Quando lo fai e quando scendi,
cerca di sentire la tua schiena come se fosse la catena di una bicicletta, per cui srotolo, sento che la mia colonna è mobile. Giù, lascia le spalle sempre sollevate e le braccia. Al prossimo, quando sali, stendi le gambe e le braccia in alto, lasciando le spalle sulle scapole. Gomiti stretti. Ancora 4. 3. 2. L'ultimo. Rimango giù. Vedete, sì, porto le gambe a squadra, il tallone in linea con il ginocchio, braccio in alto, attiva l'addome, fuori braccio destro, portati il manubrio con te, sinistro, prendo aria, scendo, zona lombare, incollata al tappeto, ancora, 4, 3, stringi, stringi l'addome, 2, 1, ancora un giro, dai, stringi la zona lombare, non si stacca dal tappeto, ultimi 2, l'ultimo, bene, vediamo anche l'altro manubrio, no, non si può fare, bene. Stavo pensando al mattoncino, con i manubri non si fa, non importa. Bene, lascio le gambe a squadra, braccia distese. Da qua, porta il tallone a terra, appoggia. Solleva il bacino, scendi. Riporto le gambe a squadra, appoggio. Soffi fuori l'aria, quando il bacino sale e quando le gambe tornano in posizione. Allunga bene le braccia in alto e lascia le spalle sul tappeto. Ancora, giù. Quando porti il bacino su,
lasciatevi il manubrio qui vicino, portatelo in perpendicolare e appoggiateci sopra la mano. Bene, gomito rivolto in alto. Piedi uniti, attiva l'addome e sali con i piedi uniti e scendi. Le ginocchia sono leggermente flesse. Attenzione a non spingere il bacino dietro. Fanne ancora 4. E giù. 3. Ancora 2, dai. Spingi la spalla sulla scapola. Lascia le gambe su. Afferra il manubrio. Estendi il braccio destro in alto. Lascia i piedi uniti. Prima di là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Scendi. Riporta la mano sul manubrio. Le gambe sono sempre sospese, eh? E soffiando fuori l'aria, inizia a fare dei piccoli movimenti con i piedi. La mano continua a spingere sul manubrio. Se la bottiglia non è sicura, va bene anche la mano a terra, eh? Dovreste sentire il lavoro sull'obliquo. Io sì, lo sento solo io, eh? Ritorna al centro. Di nuovo, braccio in alto. Le gambe sono sempre sospese. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e lascio. Bene, prima di passare dall'altra parte ci mettiamo a pancia sotto. Il manubrio lo prendiamo poi, la fronte in appoggio. Il dorso dei piedi in stelo, le braccia le portiamo flesse a 90 gradi con il gomito in linea con le spalle. L'ombelico sempre attivo, da qua sollevo il busto e le braccia, tocchiamo fuori l'aria, ogni volta torno in appoggio, e giù, fanne ancora 4, fuori l'aria sali, prendi aria scendi, fuori l'aria sali, ancora 2, l'ultimo. Non è mai l'ultimo, rimani su, lascia lo sguardo sul tappeto e soffiando fuori l'aria porta le braccia lungo i fianchi e blocca, riportando le braccia nella stessa posizione di partenza. Avvicina le scapole, senti la zona lombare che lavora. L'ultimo. Lo facciamo portando le braccia lungo il busto, il palmo delle mani rivolto in alto. Da qua, soffiando fuori l'aria, salti un centimetro. E giù. Davanti al petto, la mano in appoggio.
spingi bene la mano sul manubrio. Se non ce l'hai, lascia la mano a terra, va bene lo stesso. Attenzione al bacino, spingilo avanti. Ancora 4, fuori l'aria sali e giù. 3, ancora 2, dai, su. L'ultimo. Lascia le gambe su, afferra il manubrio e resta su. Soffia fuori l'aria. Rimani 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggio e riparto. Ancora 2. Si sente l'obliquo? Lo sento solo io. Come sempre, rimango su. Di nuovo, l'ultimo giro. Non staccare i piedi. Ancora 2, respira. L'ultimo. Resta su in isometria. Allunga il braccio in alto e conta con me. Dai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lentamente scendo, riporto i piedi a terra, abbandono il manubrio, ci mettiamo a pancia su, l'ultimo sforzo, sarà vero? Ma chissà. Bene, talloni nei pressi dei glutei, gambe flesse, tutti i piedi, tutto l'arco plantare è in appoggio a terra, incrocio le dita, porto le mani dietro la testa. Al momento lasciamo i gomiti ben aperti fuori. Ricordiamoci di mantenere in appoggio la testa e il collo sulle mani. Addome attivo, sali, crunch, doppio tempo. Thank you.
cosa dove ho messo gli occhiali, eccoli. Riprovo a mettere la grana iniziale, se ci riesco. Vediamo se ce la faccio. Mi sono rimesso gli occhiali da dottoressa. Bene, un attimo solo. Avete il tempo di bere, ho tutta struffellata, ma non importa. Ma avete visto nelle peggio condizioni, per cui ormai non abbiamo niente più da nasconderci. Noi della sala cristallo. Ce la facciamo? Bene, allora, siete sul tappetino, ritorno lì da voi. Portiamo le ginocchia al petto. 2 minuti di stretch. I gomiti escono verso l'esterno, schiaccio le ginocchia al petto, lascio spalle e scapole in appoggio. Bene, vado a stendere la gamba sinistra al pavimento, ad afferrare con la mano sinistra l'esterno del ginocchio destro. Porto il braccio destro in appoggio a terra in linea con la spalla, ruoto la gamba sinistra o no, la gamba destra, scusate, o la gamba sinistra, lascio la spalla destra al tappeto e lascio andare il braccio nella direzione buonanotte, la testa nella direzione opposta, eccomi. Sento la schiena che si allunga, tutta la colonna in torsione. Lentamente rischio l'ombelico, riporto la zona lombare al tappeto, il ginocchio al centro, raccolgo il ginocchio sinistro al petto, stendo a terra la gamba destra, mano destra sull'esterno del ginocchio sinistro, porto il braccio sinistro fuori, ruoto la gamba destra oltre la gamba e la sinistra sulla destra. Lo sapete, no? Io sono di destra, quindi destra, sinistra, faccio sempre un mazzino. La testa scivola dall'altra parte. Continuo a mantenere la respirazione attiva. Appoggio le mani, ricordiamoci, le ginocchia sono le nostre maniglie, facciamo un bel respiro e soffiando fuori l'aria, pallina, ci mettiamo seduti, scegliamo il lato che preferiamo per portarsi in ginocchio, avampiede in appoggio, dove sono? Bene, vado avanti perché c'ho il muro, da qua, porto largo plantare in appoggio a terra, lascio le gambe morbide, ginocchia flesse, lascio andare un busto avanti, rilasso tutto il peso verso il pavimento e da qua faccio un bel respiro e salto fuori aria, una vertebra dopo l'altra senza fretta. Bene, allungo verso l'alto, giù le spalle, addome sempre attivo, fuori l'aria scendo, ancora su, inspiro, fuori, rimani su, allunga e cresci verso l'alto, fermi lì, eccomi, ho aperto la porta, vediamo se riesco a farvi vedere il mio gattino, se è curioso, se viene, non lo so, è in giro, vediamo, non sono super professional sulle dirette, sono abbastanza emozionabile, io vengo bene sul campo di battaglia,
Oh, boh, vi volevo far vedere il mio gattino in diretta su Facebook. Che dire, è sempre emozionante. Senti i suoi brividi. Oh, meno male, allora siamo un due, via, perché... Oh, culo, i miei muscoli ringraziano. Bene, mi fa piacere. Poi da casa si cerca sempre di fare... lezioni facili, no? Perché ovviamente gli spazi sono ridotti, non si può vedere cosa fate. Grazie, quindi sempre bene non esagerare. Evitare... È arrivato il mio gattino, aspettate, eh. Vieni. Eccolo. Eccolo, il mio gattone. Ciao. Guardate che gommini. Anche lui su Facebook e su YouTube. È diventato un ciccione. Che dire? Niente. Io c'ho sempre questo intercalare bruttissimo. Vi lascio in compagnia, mi hai distrutto le maniglie dell'amore, bene, obliqui a tutta palla. Che dire, vi lascio in compagnia dei miei colleghi domani, sempre per le solite bellissime lezioni, come ci rivediamo la prossima settimana. Eccolo, sta girellando perché non si rende conto, è a fare ginnastica sul tappetino, ho spostato tutto, non si ritrova, per cui... Ci vediamo la prossima settimana. Che dire, è sempre un'emozione. E spero, ciao Shari, grazie. E spero, ciao Donatella, ciao Cristi, spero di vedervi quanto prima, ma questa speranza credo ci accomuni tutti. Per cui insomma, cerchiamo di comportarci per bene, di osservare le regole e sicuramente arriveremo in fondo a questo periodo che per certi versi magari ci ha... fatto sviluppare anche delle belle cose che non credevamo. Il sermone della sera. Vi auguro buona cena e buona serata. A presto 01. Vi voglio bene a tutti. Grazie.